dal buio alla luce in pochi secondi per mostrare al mondo la bellezza della Cappella Sistina. Il capolavoro custodito nel cuore della cristianità, realizzato tra il 1475 e il 1481 sotto Papa Sisto IV, si presenta illuminato in un modo nuovo, grazie a 7000 LED orientati a riprodurre la luce solare e con un risparmio energetico pari al 60%. Un'illuminazione che offre al visitatore la possibilità di fissare al meglio alcuni particolari, non solo del Giudizio Universale di Michelangelo, ma anche dei dipinti di Botticelli, del Perugino, del Pinturicchio e del Ghirlandaio. Nuova luce, ma anche un nuovo respiro grazie ad un impianto di climatizzazione, trattamento e ricambio dell'aria. Il direttore dei Musei Vaticani, Antonio Paolucci. Non svelano nulla che già non si sa. Permettono però di leggere meglio la Cappella Sistina e permettono soprattutto di garantire la sua buona salute anche per le donne e per gli uomini che devono ancora nascere. Questo è importante, perché un direttore dei musei deve pensare non solo ai visitatori di oggi, ma anche a quelli che devono ancora nascere. Deve consegnare a chi verrà dopo di lui il patrimonio che gli è stato affidato nelle condizioni migliori, in modo che possa vivere per il tempo più lungo possibile. Questo è il mestiere di un conservatore e questo io ho cercato di fare. Ogni anno sono almeno 6 milioni di visitatori che transitano nella Cappella Sistina e questo numero importante ha dato un carattere di urgenza ai lavori di sistemazione degli impianti di aereazione. L'ultimo intervento realizzato dalle aziende Osram e Carrier risaliva a 20 anni fa. Allora era stato pensato per il transito di 700 persone al giorno, oggi può arrivare a sopportarne 2000. Grazie infatti alla presenza di alcuni contapersone, di vari sensori sono costantemente monitorati e regolati in base alle presenze tutti i parametri di temperatura, che deve essere tra i 20 e i 25 gradi, con un'umidità tra il 50 e il 60%, e viene controllata anche la velocità dell'aria. Un modo per salvaguardare la salute della Cappella Sistina dopo 4 anni di studio che si avvale delle più avanzate tecnologie. Antonio Monti, responsabile di Carrier. Questo impianto è unico, in primo luogo per il luogo che è chiamato in qualche modo a servire, la Cappella Sistina, che è unica al mondo, chiaramente, ma è anche unico per le tecnologie che sono state tecnologie soprattutto di simulazione avanzata. Non ci potevamo permettere nessun errore in un ambiente dove non si può toccare nulla di queste strutture, di queste pareti, di questi dipinti, per cui la simulazione avanzata al computer, la fluidodinamica, ha rivestito un ruolo fondamentale per arrivare ad un risultato che è stato poi installato, che è stato poi reso operativo e reso vivo in soltanto 4 mesi di lavoro. Uno splendore unico e nuovo per la Cappella Sistina, possibile grazie allo studio di 3 università diverse, Ungheria, Italia e Spagna, grazie anche alla Commissione Europea che ha finanziato parte del progetto. Nuovo respiro e nuova luce che arrivano a 20 anni dall'ultimo restauro e a 450 anni dalla morte di Michelangelo, l'artista che con il suo tocco ha reso la Sistina il capolavoro dell'arte per eccellenza.